portarci qui a scoprire un altro mestiere che dovrebbe essere considerato a rischio alimentazione. Ciao Carlo Giolo. Ed è il mestiere del falegname. Ogni volta che parliamo di falegnami a me viene in mente Geppetto, se devo essere sincera, però non credo avesse problemi all'epoca Geppetto di alimentazione, no, Carlo. L'hanno falegname di adesso, sicuramente. Beh, sicuramente. Sì. A cosa deve badare un falegname? Allora, ha diversi rischi, tra cui il rischio da taglio, ma oggi vorrei soffermarmi su una malattia professionale riconosciuta dall'INAIL, che è l'asma bronchiale di tipo allergico da esposizioni a polveri di legno duro. Che sono inevitabili però per chi fa questo mestiere. Sono inevitabili, esiste la mascherina, sì. Riesce a trattenere la polvere ma non totalmente. Perché ci sono dei micropolveri, tu dici micropolveri, che possono passare ugualmente. Sì, soprattutto il legno duro è il faggio, tiglio, castagno, crea dei problemi anche di asma bronchiale, certo, anche tumorali. Però. Certo. Quindi questo asma bronchiale lo possiamo curare. Intanto il falegname dovrebbe inserire nella quotidianità, aumentare il consumo di alimenti ricchi di vitamina C, per aiutare le vie respiratorie, certo, e i bronchi. Sì. Quindi da 60 mg al giorno, che è la dose raccomandabile dell'adulto, portarlo anche a un 200 mg giornaliere. Pensa un po'. Quindi aumentare kiwi. I kiwi in particolare, la varietà Bruno, ha quasi 300 mg a etto di vitamina C. La Bruno. Si trova sul supermercato. Sì. La Bruno ha il doppio di vitamina C. Caspita. Sì, le zucchine, la zucca e anche la rucola o la rucchetta selvatica. Sì. Buonissima da inserire, certo, sempre nell'insalatona. Certo. Pensate che la rucola è ricca di vitamina C e per via dell'essenza solfo-azotata che contiene era vietata nei monasteri perché ritenuta afrodisiaca, potenziava le prestazioni sessuali, quindi i monasteri avevano vietato, okay, vietato il auguriamoci consumo. Che non ci fossero troppi falegnami tra loro, perché avrebbero fatto una brutta fine, visto che si privavano di questa rucola così pericolosa sessualmente. Sì. Poi aumentare il consumo di alimenti che contengono i carotenoidi, sì? Quindi la stessa carota. Ah, okay. La carota, voglio precisare, la carota va meglio se cotta a vapore. Ok. E cotta a vapore aumenta del 10-30% il beta carotene. Ah, ok. La cottura a vapore rispetto alla carota cruda. Certo, se un proprio filino d'olio. Se devi mangiarla, meglio cotta a vapore. Sì, okay. E un po' di rosmarino sopra. Sì. Anche il marito aiuta. Conto, cioè il cibo diventa veramente una barriera protettiva a seconda del tipo di mestiere che facciamo, del tipo di lavoro che facciamo. Io trovo che sia una cosa fantastica ed è per questo che io ogni volta, non mi stancherò mai, vi dico andate sulla pagina Facebook della Dieta dei Mestieri di Carlo Giolo e di Eleonora Buratti, perché insomma non solo a questo dovrà badare il falegname, ma ci sono anche altre cose. Sì. Grazie Carlo. Grazie. In cucina tutti con me.